Pace e bene. Oggi vorrei raccontarti un episodio tratto dai padri del deserto. Un giorno, in un centro monastico nel deserto egiziano, Ascete, i monaci decisero di radunarsi per esaminare il caso di un fratello che aveva peccato. Esasperati dalle sue ripetute disobbedienze, erano fermamente decisi ad agire con estrema severità. Al momento di iniziare la riunione, mancava però Padre Mosè, un monaco autorevole ma dal passato non troppo devoto. Era stato a capo di una banda di ladri e si era fatto conoscere in tutta la regione per la sua brutalità. Accolto nel deserto da un santo monaco, mite e misericordioso, aveva imparato a praticare a sua volta la mitezza e la misericordia. Anche Padre Mosè, dunque, era stato convocato per emettere il suo giudizio. Si presentò in ritardo e in modo alquanto strano. Era ricurvo sotto il peso di una pesante cesta colma di sabbia. La cesta era forata e lasciava scorrere la sabbia dietro le sue spalle. Fece un giro, passando davanti ai monaci disposti in circolo, e dietro di lui la sabbia scorreva. Dinanzi al suo strano comportamento, i monaci restarono ammutoliti. Poi qualcuno osò chiedere: «Ma che è mai questo, padre?» Ed egli rispose: «Sono i miei peccati che scorrono via dietro di me senza che io li veda, e oggi sono venuto a giudicare i peccati altrui». All'udire queste parole, se ne partirono dal luogo di riunione e perdonarono al fratello che aveva peccato. Questo episodio sembra un ottimo commento alle parole di Gesù: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Quante volte siamo tanto abili a cogliere ciò che non va nell'altro, mentre lasciamo scorrere dietro di noi senza vederli i nostri peccati? Ciò che negli altri consideriamo gravissimo e noi lo giustifichiamo banalmente, lasciandolo tranquillamente andare. Due pesi e due misure. Di fronte al male che vediamo nell'altro, dovremmo innanzitutto rispondere con un serio esame di coscienza e renderci conto del nostro modo di pensare e agire nei suoi confronti. In fondo l'altro ci fa da specchio e ci fa capire ciò che ci abita. Forse, soltanto dopo aver cercato di riconoscere e di togliere la trave che ottenebra il nostro occhio, possiamo cercare con amore fraterno e non più con sguardo cattivo di aiutare l'altro a togliere la pagliuzza che è nel suo occhio, ma sempre con amore e per amore di Dio e del fratello. Che il buon Dio ti benedica.